Buongiorno a tutti quanti, siamo sul quarto messaggio che riguarda il perdono. Good morning everyone, we're on the fourth of a series on forgiveness. Qualche anno fa comparve sui muri di una cittadina del sud questo poster. A few years ago this appeared on our wall. Era un anonimo che scriveva alla moglie. It was written by someone anonymous who was writing to their wife. E diceva così. And this is what it said. Ciao Angela, ti devo chiedere scusa. Hi Angela, I need to say sorry. Scusa per essere mancato come marito e come padre. I need to say sorry for how I've been as a father and husband. Travolto da una tempesta di lavoro che mi ha fatto fare molti errori. Just overwhelmed by a mountain of work that made me be lacking as a husband and father. E mi ha fatto dimenticare e mi ha fatto dedicare il mio tempo a cose inutili e futili. And it made me spend my time on things that were pointless. Perdendo di vista la cosa più importante che avevo al mio fianco. Losing sight of what was the most important thing, which was by my side. Tu e le nostre due bimbe. You and our two daughters. Chiedo scusa alla tua famiglia. I am saying sorry to your family. Ai tuoi amici che ti hanno visto stare male per colpa mia. To your friends who saw how you were suffering because of me. Chiedo scusa alle nostre piccole. I'm saying sorry to our two daughters. Alle quali dobbiamo dare soltanto felicità. Who we should have been giving just happiness to. Quando un uomo sbaglia, deve saper chiedere perdono. When a man makes a mistake, he needs to know how to say sorry. Dimostrare con i fatti rispetto e attenzione. And he needs to show with his actions respect and responsibility. Ed essere un punto di riferimento per i suoi cari. And he needs to be a reference point for the people who are dear to him. Ho la fortuna di aver ricevuto il dono di Dio. I am lucky to have received a gift from God. Per averci uniti e fatti diventare un'anima sola. That made us become just one flesh, one soul. Devo ammettere che non è la maniera normale di chiedere scusa alla moglie. I have to say it's not the usual way that a husband è la maniera says sorry molto originale. It's quite an original Il way. Il paese era completamente tappezzato da questi manifesti. And these posters were plastered all around the town. Però questo mi dà l'opportunità di introdurre un argomento che va di pari passo con il perdonare. But it gives me the opportunity to introduce another topic which goes hand in hand with that of forgiving. Perché fino adesso abbiamo parlato di quando sono io che devo perdonare un'offesa. Because up till now I've talked about what happens when it's me that has to forgive someone who's offended me. Quando io, noi dobbiamo perdonare gli altri. When we have to forgive others. Ma cosa succede quando gli altri siamo noi? But what happens when we are that other person? Cosa succede quando sono io che devo chiedere perdono perché ho sbagliato? What happens when it's me that should be saying sorry because I made a mistake? È sullo stesso piano. Vogliamo vedere cosa significa perdonare e cosa significa chiedere perdono. So we're still on the same plane and we want to see what it means to forgive but also to ask forgiveness. Quando gli altri siamo noi, che cosa ci dobbiamo aspettare? So when that other person is actually us, what should we expect? Dobbiamo soltanto aspettarci un buon credente che applichi tutto quello che abbiamo detto nelle precedenti predicazioni? Are we expecting just faithful Christian who's put into practice everything we've talked about so far. Ovvero che non tiene in eterno, che si libera, che perdona anche le cose grandi. A person that doesn't become bitter, that forgives. Oppure l'essere credente ci mette dalla parte sbagliata della palizzata. Or being a Christian puts on the wrong side of the fence. E dobbiamo fare qualche cosa, dobbiamo agire. We need to do something, we need to act.
Sai ritornare dalla parte giusta della fence. To come back to the right side of the fence. E se sì, come lo facciamo? And if that's the case, what do we do? Ora, se c'è chi perdona, so if on the one hand there's the person ci deve essere chi forgives, ci deve essere chi deve essere perdonato. There's the person who needs to be forgiven. E non soltanto i non credenti devono essere perdonati. And it's not only people who don't. Ma noi, come credenti, costantemente ci feriamo. But as Christians, we constantly hurt each other. La parola è ricchissima di episodi dove ci sono credenti che chiedono scusa a Dio o ad altri credenti. The Word of God is full of examples of Christians, believers who are asking forgiveness of God and of others. Poniamoci qualche domanda. So let's ask a few questions. Perché dovrei chiedere il perdono? Why should I say sorry? Perché? Non potrei semplicemente aspettare? Could you not wait? Attendere che sia l'altro ad agire e a perdonarmi? Could you not wait for the other until they've forgiven me? Così come ha fatto Lucia? Just as was the case with Lucia. Magari interrompere se sto facendo delle attività contro quella persona. Or maybe I'm actually doing things wrong against that person. Dimostrarmi profondamente pentito o pentita. I could show that I'm really repentant. Ma senza passare sotto le forche caudine, qui voglio vedere come traduce lei. Le forche caudine erano un sistema di umiliazione che i romani imponeva ai propri without being humiliated ancient Roman style. Allora, ci sono almeno quattro buoni motivi. There are four good reasons. Perché come credente sono chiamato a chiedere perdono. Why as a believer I am called to ask forgiveness. Perché, just this. Perché Gesù me lo chiede. Because Jesus asks me to. La risposta è molto semplice. Se sono discepolo, se sono una discepola di Gesù. So the answer is very simple. If I'm a disciple of Jesus. Devo obbedire i suoi comandamenti. I need to obey his commandments. Questo è abbastanza chiaro. That's quite clear. Se voglio seguire il maestro, devo fare quello che il maestro chiede. If I want to follow the master, I need to do what the master tells me. Ah, rifletti. Perché è venuto Gesù? So let's reflect a moment. Why did Jesus come? È una domanda, dovete rispondere. It's a question that you need to answer. Perché è venuto Gesù? Why did Jesus come? Per salvarci. Da che cosa? To save us. Dal peccato. What from? From qual sin. Qual era l'effetto del peccato di noi verso Dio? What was the effect of our sin towards God? Separazione. It was a separation. Per cui il peccato separa qualche cosa da un'altra cosa. So sin separates one thing from another. Il peccato separava noi da Dio. And sin separated us from God. È la stessa cosa nei rapporti interpersonali. And it's the same thing in interpersonal relationships. Se noi pecchiamo contro qualcuno, noi ci separiamo da quell'altro. If we sin against someone, we're separating ourselves from them. E così questo ci impedisce di adempiere il secondo più grande comandamento che ha detto Gesù. And this stops us from actually obeying the second commandment Jesus gave us. Questo è un passo che come chiesa condotta da proposito, come Purpose-Driven Church, dovremmo conoscere. This is a passage that we as a Purpose-Driven Church ought to know quite well. Matteo 22, 36, 40. So from Matthew 22, 36 to 40. Qui c'è uno dei farisei che cerca di sfidare Gesù e gli fa una domanda difficile. Here's one of the Pharisees who was challenging Jesus and trying to ask difficult questions. E gli dice, maestro, qual è nella legge il gran comandamento? And he says, teacher, which is the greatest commandment in the law? Gesù gli disse, ama il tuo Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. And Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Questo è il grande, il primo comandamento. This is the first and greatest commandment. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. All the law and the prophets hang on these two commandments. Semplice. It's simple. Se io devo amare il prossimo come me stesso. If
need to love my neighbor as myself, non posso essere separato. I can't be separated from them. Molto semplice. It's quite simple. È molto sintomatico che nel Nuovo Testamento, it's symptomatic that in the New Testament, la frase l'uno gli altri, l'un l'altro, gli uni gli altri, the phrase each other, è usata, è la terza più usata in tutto quanto il Nuovo Testamento. It's the third most frequently used phrase in the whole New Testament. Il primo è amore, che è usata 145 volte. First is love, 145 times. Il secondo è peccato, 106 volte. 106 times. E prima di salvezza, che è usata soltanto 44 volte, and before salvation, which is only used 4 times, al terzo posto c'è gli uni gli altri, 58 volte. 58 times. Se devi adempiere la legge di Dio, non puoi avere qualche cosa in sospeso con un'altra persona. So if you need to obey God's law, you cannot have things hanging in suspended with other people. Il versetto parla del prossimo. The verse is talking about your neighbor. Ma ci fu una persona che disse a Gesù: chi è il mio prossimo, Signore? There was another question that Jesus was asked: who is my neighbor? Gesù racconta una storia. And Jesus tells a story. E il protagonista, e mise come protagonista di questo di questa storia un samaritano. And he made a Samaritan the protagonist of the story. I samaritani erano le persone più odiate dai giudei. The Samaritans were the most hated people by the Jews. È come i juventini napoletani. It's like Juventus football fans and Napolitan fans. È come Lazio e romanisti. Or Lazio and Rome. È come Manchester City e Manchester United. Manchester City and Manchester United football fans. E lui disse. And he said. Lui, il samaritano, quello che tu pensi è la persona più odiata, è il tuo prossimo. The Samaritan, the person you think is the most hated person, he is your neighbor. Gesù mi chiede di amare tutti indistintamente. So Jesus is asking me to love everybody without distinction. Per farlo non devo avere conti aperti con nessuno. So in order to do that, I cannot leave things left hanging in the air. Secondo motivo del perché devo perdonare è questo. The second reason I need to forgive. Perché Dio tradisce chi chiede perdono. Is because God is pleased that we ask forgiveness. Gesù in un brano spiega che cosa fa il peccato verso l'altro e verso Dio. E perché dovremmo essere rapidi a perdonare. Jesus explains what happens in forgiving and being forgiven, and why we should be quick in doing it. E lo troviamo in Matteo 5, da 23 a 24. And we'll find it in Matthew 5. Gesù spiega che la prima cosa che fa l'aver peccato contro un altro è separarci da Dio. And Jesus explains that the first thing that happens is when we are separated from another person, that we are separated from God. Gesù dice così: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother or sister has something against you, lasciati la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them. Gesù qui stava descrivendo quello che accadeva ai tempi del tempio prima che fossero venuto. Jesus is explaining what happened at the temple before he was risen from the dead. Che cosa succedeva? Tu portavi un dono al tempio. So what happened? You would bring a gift to the temple. Normalmente era un animale vivo. It would usually be a live animal. Normalmente era un agnello. Usually a lamb. Lo davi al sacerdote. You would give it to the priest. Il sacerdote lo metteva sull'altare, scusate, stavo pensando in inglese, sull'altare davanti al tempio, non dentro, non quello dentro il tempio, c'erano degli altari al so the lamb would be placed on an altar. Il sacerdote
uccideva l'animale e spargeva il sangue per la remissione dei peccati della persona che aveva portato. The priest would kill the lamb and would actually spread the blood as a symbol to for forgiveness of sins. E i peccati per un anno erano salvati. And in that way your sins for a year were covered. Noi sappiamo che Gesù è l'offerta. We know that Jesus is the offering. Che l'agnello il cui sangue è stato versato per lavare i peccati del mondo è lui. And that it's his blood that's poured out to wash away our sin. E in questo versetto Gesù sta dicendo questo. And in this verse, this is what Jesus is saying. Sappi che mio padre gradisce l'offerta di chi si è riconciliato, chiedendo scusa al fratello. Know that my father is pleased with the offering of the person who has reconciled himself with his brother. Prima riconciliati e poi offri. So first go and be reconciled and then give me your offering. E visto che l'offerta è già stata fatta da me. And seeing as I, Jesus, have already given that offering. Quello che devi fare è andare a chiedere perdono e poi andare. What you need to do is to go and ask for forgiveness and then come to me. Terzo motivo perché devo perdonare questo. The third reason why I need to forgive and be forgiven is this. Perché sarai prigioniero o prigioniera finché non chiedi perdono. Because I will remain a prisoner until I have asked forgiveness. Sempre nello stesso brano, Gesù prosegue e illustra dal versetto 25 del capitolo 5. So, dice così. In the same passage of Matthew 5, from verse 25, Jesus continues. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui. Settle matters quickly with your adversary, who is going to take you to court. Affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Do it while you're still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Vi ricordate quello che abbiamo detto di quando del perdono? Remember what we were saying about forgiveness? Quando noi perdoniamo qualche cosa, spezziamo le catene che ci legano all'altro. When we forgive, the chains are broken that tie us to the other, that bind us to the other person. Nel momento che tu perdoni, tu spezzi la catena e liberi l'altro, ma liberi soprattutto te stesso. When you forgive, you free that person, but you, above all, you free yourself. Mi servono due volontari. I need two volunteers now. One? Yeah? Two. Volontari proprio. Vedete? Yeah. Volontari scelti a casa. Questa, volontari, un poco volontari, questa che ho in mano è una catena. So this is a chain. Ora io fisserò la catena. Aspetta. Che tanto so fino. Il peccare contro l'altro. This is what sin against someone uno does. È chi deve perdonare e l'altro chi deve essere perdonato. One is the person who needs to forgive and the other who needs to ask. Ora voi siete intrappolati. So at the moment you're trapped. Perché se tu cerchi di andare da quella parte, if you try and go in the opposite direction, tiri lui e se lui cerca di andare da quell'altra and parte, if he tries to go in that direction, he pulls you. Supponiamo che uno dei due a un certo punto perdona l'altro. Forgives the other. Ok, evitiamo. Ok,
diciamo che è stato quello che è ha perdonato. He's the person who has forgiven. Lui è libero. Is he free? Prova a muoverti, Matteo. Can I move, Matteo? Si muove con una catena. He's moving, but he's got a chain attached. Ora, più volte lui non chiederà perdono e più volte lui non perdonerà. Every time that he doesn't ask forgiveness or he doesn't forgive, una catena ti si mette addosso. You've got an extra chain that you carry. E non importa se una delle due parti l'ha staccata. And it doesn't matter if one of them is let go. Se tu non chiedi perdono o se tu non perdoni, if you don't forgive or you don't ask for forgiveness, la catena rimane attaccata a te. The chain is attached to you. L'altro sarà libero, tu sarai ancora incatenato. But you're still in chain. E col tempo le catene diventeranno così pesanti che non ti faranno più muovere. And with time, grazie. Those chains will become more and more, become so heavy that you will no longer be able to move. Grazie ragazzi. Gesù ti dice non portare un peso che non è per te. So Jesus tells you not to carry burdens that are not yours to carry. Vai e riconciliati. Go and be reconciled. Vai e riconciliati. Go and ask forgiveness. Quarto motivo è questo. Fourth reason is this. Perché non c'è altro modo per ritrovare la libertà. Because there's no other way to find freedom. Se non chiedi perdono, if you don't ask forgiveness, non c'è cesoia. Cesoia. Italia. Per esempio quelle pizze che si strocca il... Ronchese. Ok, so there's no wire cutters. O sega. O saw. O sbrigliatrice angolare. Angle grinder. Angle grinder. You that one? Pagherai il prezzo fino alla fine. And you'll be paying the price right until the end. Infatti, conclude Gesù che dice così, sempre in Matteo, al capitolo 5, versetto 26. This is how Jesus concludes in Matthew 5, 26. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. Di quale prezzo sta parlando Gesù qua? What price is he talking about here? C'è qualche cosa da pagare? Is there something to pay? E qualche cosa da pagare economicamente? Something sort of to pay physically? E qualche cosa che io devo fare? Is there something I need to do? Il prezzo da pagare è il prezzo del tuo e del mio conto. The price to pay is the price of yours and my pride. Quel prezzo che mi impedisce di dire sì, ho sbagliato, perdona. The price that stops me from saying yes. I'm sorry, I was wrong. L'altro da parte sua potrà perdonarti e staccarsi dalle catene. The other can forgive you and be freed and let go of that chain. Ma Gesù dice che il tuo debito non rimarrà aperto. But Jesus says that your debt will still be finché there. Finché tu non abbia pagato fino all'ultimo centesimo. Until you have not paid the last. E il prezzo che devi pagare è mettere da parte il tuo orgoglio. And that price is putting aside your pride. La catena sarà ancora attaccata finché tu non decidi di pagare il prezzo e di chiedere perdono. So that chain will still be attached until you decide to pay and to ask forgiveness. In Giacomo 5:16 c'è scritto così. In James 5:16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Qui Giacomo lega la guarigione a perdono. James is linking forgiveness with healing. Se vuoi rimanere con la tua ferita puoi provare a dimenticare. If you want to stay with your wound open, you can try and forget. Ma se vuoi guarire, devi ammettere di aver sbagliato. But if you want to heal, you need to admit that you're wrong. Se vuoi guarire, devi chiedere perdono. If you want to heal, you need to ask forgiveness. Fino adesso abbiamo fatto tutte quante cose un po'
teoriche. Up to now we've done things that have been pretty theoretical. Ma tu potresti dirmi, Marco, però sì, vabbè, ma come faccio veramente? But you could be asking me, okay Marco, but how do I actually do that in practice? Come, cosa e quando accade il perdono? How, what and when does forgiveness happen? Cominciamo con il primo. Come devo chiedere perdono? Let's start with the first. How do I ask forgiveness? Devo andare di persona? Do I need to go there in person? O devo telefonare? Or can I telephone? Oppure mando una mail? Or can I send an email? La regola è... The rule is... Non c'è regola. There's no rules. Gesù dice questo. This is what Jesus says. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello. Go first and be reconciled with your brother. Chiaramente all'epoca di Gesù non c'era WhatsApp. Obviously, at Jesus' time there was no WhatsApp. E nemmeno le email. And no email. L'unica cosa era andare personalmente. The only way they could communicate was to go in person. Attualmente ci sono tante possibilità. Now there are lots of different ways. Alcune volte è meglio che ci siano tante possibilità perché andare direttamente ti metterebbe a repentaglio. It's often better that we have lots of different ways that il we can do that. Contatto go directly could put us in difficulty. Il contatto fisico con qualcuno veramente arrabbiato e veramente violento potrebbe essere definitivo per te. Coming face to face with someone who's still extremely angry and very aggressive could actually be the end for you. Per cui la regola è che non c'è regola. So the rule is that there is no rule. Quello che posso consigliarti è prega. What I can suggest to you is that you pray about it. Chiedi a persone mature nella fede che cosa farebbero al tuo posto. Seek advice from someone more mature in the faith than you about what they would do in your place. Pensa al carattere della persona che hai offeso. Think about the character of personality of the person that you have offended. E quindi decidi come fare. And decide how best to do it. Ma la cosa che devi fare è una, agisci. But the one thing you must remember is that you need to act. Seconda domanda. Second question. Quando devo chiedere perdono? When do I need to ask forgiveness? Devo aspettare che gli passi, che gli sbollisca la rabbia? Do I need to wait for that anger to just die away? Devo mandare prima dei messaggeri per sentire com'è la presa? Do I need to first send out some messages to find out how that person's doing? Il consiglio è questo: prima lo fai meglio. The advice is this: the sooner the better. Paolo in Efesini 4, versetto 26 e 27 dice così. Paul in the letter to the Ephesians says this. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foothold. Tra mia moglie e me c'è un patto sin dall'inizio del matrimonio. There's a pact that's existed since the beginning of the marriage. Che è stato quasi sempre rispettato. Which has been, for the most part, respected. Il patto è questo. Prima di andare a letto, this is the pact, before going to bed, dobbiamo aver chiarito. We need to have reconciled certain things. Non portiamo una bomba a letto. Let's not take a bomb to bed. Chi ha sbagliato deve aver chiesto perdono. Whoever has offended needs to ask forgiveness. Chi è stato offeso deve aver dato il perdono. Who has offended needs to ask forgiveness. Funziona quasi sempre così, ma non sempre. It works nearly always like that, not every single time. Però è bene puntare in alto. But it's a good idea to have a high goal. Lo sai che cosa ho notato personalmente? Do you know what I've noticed personally? Più aspetto tempo per chiedere perdono. The longer I wait to ask forgiveness, più difficile diventa perdonare. The harder it is to forgive. Più passa il tempo prima di chiedere perdono. The more time that lapses before asking forgiveness, più comincio a diventare convinto che io ci avevo ragione. The more I am convinced that I was right. Non lo fate, posto. So don't give a footstool to the devil. Quello è il diavolo che ti sta dicendo. Ma no, ma tu ci avevi ragione. Saying, you were right. No, perché gli deve chiedere scusa? Lei che deve chiedere scusa. Why should you
you say sorry? She should be saying sorry. Invece è molto più semplice dire scusa, ho sbagliato, perdonami. But it's much simpler to say I'm sorry, I was wrong. Terza cosa pratica. Se succede, cosa succede se non mi perdonano? Another practical question. What happens if they don't forgive me? Perché non è detto che l'altra persona ti perdoni. Because it's not guaranteed that the other person will forgive me. Succede semplicemente che tu avevi fatto tutto il possibile per ricevere, per chiedere il perdono, per ricevere il perdono. It just means simply that you've done everything that was possible to receive forgiveness. Tu avrai staccato la tua catena dai tuoi fianchi. You've let go of that chain that was around your waist. È questo quello che conta per Dio. And that's what counts for God. Colossesi 3:3 ci dice così. In Colossians 3:3 it says, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se una di che doversi dell'altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Potrebbero non perdonarti. They might not forgive you. Ma a questo punto il problema non è tuo, è loro. But at this stage, the problem is no longer yours but theirs. Loro porteranno il peso della loro catena. They will continue to carry around the weight of that chain. Non puoi fare niente per questo. And you can't do anything about that. Altro suggerimento, cosa succede se la persona che ha offeso non c'è più? And what happens when the person that I offended is no longer here? Alcune volte non sarà possibile chiedere perdono. Sometimes it will not be possible to ask forgiveness. Perché abbiamo perso di vista la persona. Because we've lost contact with that person. Perché è emigrato in un altro stato, in un altro continente. Maybe they've immigrated in another nation. E non abbiamo né WhatsApp né email. And we don't have their contact details. WhatsApp. Oppure semplicemente perché quella persona non c'è più. Or because that person has gone. A Dio interessa il tuo cuore, non la tua bocca. God is interested in your heart, not your mouth. Non è interessato a quello che dici, ma a quello che senti. He's not interested in what you're saying, but what you're actually feeling. Prendete ad esempio il ladrone in croce. Let's take as an example the thief on the cross. Luca 23, 41, 43. In Luke 23, 41. Vi ricordate? Gesù era stato crocifisso in mezzo a due ladroni. So remember, Jesus was crucified between two thieves. Uno lo offendeva. One was insulting him. E gli diceva, se tu sei il figlio di Dio, salvaci a tutti quanti. And he was saying, if you are the son of God, save all of us then. E l'altro gli diceva, ma ti rendi conto di quello che dici? And the other saying, do you realize what you're saying? Noi stiamo morendo. We're dying. E dice così Luca. This is what he says. Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. Ma questi non ha fatto nulla di male. But this man has done nothing wrong. E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel regno. And then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ed egli gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Come avrebbe potuto chiedere scusa il ladrone in croce? How could the thief have asked for forgiveness while on that cross? Cosa diceva agli soldati romani? No, scusate, devo scendere un attimo, vado a chiedere scusa e poi ritorno lassù. What would he have said to the Roman centurions down below? Sorry, can I just get off the cross a minute? So I need to go and say sorry to someone. Non poteva. He couldn't do it. Semplicemente non poteva. Gesù vede il cuore del ladrone. Jesus sees the heart of that thief. Sente pure le parole. He hears the words. Ma sicuramente vede il cuore del ladrone. But absolutely certainly sees the heart. C'era un pentimento per quello che aveva fatto dentro. There was an inner repentance for what he had done. E in base a quel pentimento che Gesù decide. And it's on the basis of that repentance that Jesus is. E questo è quello che Gesù fa con te quando non c'è possibilità di riconciliazione e di chiedere perdono. And this is what Jesus does with you when you don't have that possibility of reconciliation. Ma ricorda un'eccezione. But remember, it's an exception. Non prenderlo come regola.
Don't take it as the rule, but it's se exception. Tu hai la possibilità di chiedere scusa personalmente in qualche maniera, Gesù si aspetta che tu lo faccia. If you have the possibility to ask forgiveness personally, that's what Jesus is expecting of you. Non funziona il pentimento interno se c'è la possibilità di chiedere scusa alla persona. Going with the inward repentance without the action is not enough if you've got that possibility. In conclusione. So in conclusion. Vi ricordate, siamo partiti dal manifesto. We started off with the poster. Husband. Sul manifesto l'uomo aveva scritto: quando un uomo sbaglia deve saper chiedere perdono, deve saper chiedere perdono, dimostrare con i fatti amore, rispetto e attenzione. The husband had written, thank you. When a man makes a mistake, he needs to know how to ask for forgiveness, show with his actions, love, respect and care. Ho la fortuna di aver ricevuto il dono di Dio per averci uniti e fatti divenire un'anima sola. I've been lucky to have received this gift from God and who brought us together and made us become one flesh. Sei pronto? Sei pronta ad essere l'uomo e la donna di Dio? Are you ready to be the man and the woman of God? E a dimostrare amore, and to show love, affetto, care, attenzione, and respect, sapendo che hai ricevuto il dono della grazia da Dio che ti salva e ti perdona. Realizing that you have received that gift of grace from God who forgives you. Sei pronto a fare questo sapendo di essere stato perdonato attraverso Gesù? Are you ready to do this knowing that you have been forgiven thanks to Jesus? Andiamoci a pregare. Let's pray. Grazie Signore della ricchezza della tua parola che ci illustra in modi pratici come affrontare la nostra giornata. Thank you Lord for the richness of your word and for how it shows us practically to put it into practice. Se tu che mi hai ascoltato sei stata colpita o sei stato colpito da qualcosa che è stato detto oggi, if you've been struck by something you've heard today, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Pray these words with me today in your heart. Signore Gesù, io so che tu mi chiedi di chiedere perdono. Lord, I know that you are asking me to ask forgiveness. E io sono disponibile. And I'm ready. Non voglio essere separato dagli altri. I don't want to be separated from others. E voglio obbedire al tuo comandamento di amare l'altro come a me stesso. I want to obey your commandment, which says I should love my neighbor as myself. Signore, so che tu gradisci, tuo padre gradisce chi chiede perdono. I know that your Father in heaven is pleased with those who ask forgiveness. E io voglio essere gradito a te e a lui. And I want to be pleasing to you. E voglio chiedere perdono. And I want to ask forgiveness. Voglio chiedere perdono perché non voglio più essere prigioniero, non voglio più essere prigioniera. I want to ask forgiveness because I no longer want to be a prisoner. Della sensazione di, del sentimento di inadeguatezza. A prisoner of that feeling of inadequacy. Della vergogna. Of shame. E so che non c'è altro modo per ritrovare la libertà che chiedere perdono. I know that there's no other way to have freedom than to ask for forgiveness. Per questo io mi impegno, Signore, a chiedere perdono alle persone che ho offeso. So I promise, Lord, that I will ask forgiveness for the people I have offended. Ti chiedo di aiutarmi, di darmi lo Spirito Santo che possa aiutarmi nel fare questo. Help me with your Holy Spirit that I may do this. Nel tuo santo nome io lo prego, Signore Gesù. In your holy name I ask this, Jesus. Amen. Amen. Amen.